Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento del lunedì con Dilettanti per Dire. Prima parte con Serie D d'eccellenza, tante immagini e due ospiti d'eccezione. Abbiamo infatti Guido Ferraro. Ciao Guido. Buonasera a tutti. E insieme a lui il bomber della Juve Domo, Alessandro Elka, che ha cominciato alla grandissima la stagione, tre partite ufficiali, tre gol. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Non te l'aspettavi neanche tu un avvio così, eh? No, però va bene. Là davanti siete in tanti, però come ti trovi Siamo nel... in tanti, ma mi trovo bene con tutti, sinceramente, per adesso. Poi, sai, non si sa mai andando avanti, però le premesse sono buone, dai. Guido, ti aspettavi che Elka potesse essere già così decisivo, no? Sì, io credo che Elka sia stato uno di quei giocatori che è arrivato troppo in alto e troppo presto. Lui ha fatto il Giro del Novara, se sbaglio correggimi, è Giusto, andato a giusto. Galarate con Bortolas Sì. in un'annata disastrosa, poi la Galatese chiuse, fallì dopo quell'anno lì, Sì, giusto? giusto, giusto. Poi andò a Borgosesia, dove non era facile guidare perché, giocare perché c'era un attaccante importante come Guidetti, però un Ardon, giocatore sicuramente di un livello molto alto, lui era molto giovane. E poi è ripartito da Gattinara, Gattinara giusto? con Bellano. Ecco, con Mellano, e poi ha avuto il coraggio di rimettersi in discussione, quello che non hanno molti altri giocatori. Io credo che partire troppo in alto, poi si rischia di scivolare in basso. Forse se lui avesse fatto una carriera opposta, permettimi di dirlo, magari non in promozione, ma andava in un'eccellenza tranquilla all'inizio, oggi Elka giocava in Serie D, e magari anche una squadra importante. Perché molte volte le società professionistiche, i procuratori, i genitori, non è una critica ai genitori di Elka, faccio un discorso generale, vorrebbero tutti i figli che giochino nel Real Madrid a fianco di Cristiano Ronaldo, nel Barcellona a fianco di Messi. Non è così. Io penso che tu quando hai cominciato, io mi ricordo quando eri giovane che venivi dalla tribuna sportiva, raccoglievi i tabellini di terza categoria, non eri responsabile di Televici o Azzurra TV delle pagine sportive, no? Non E mi scrivevi. toccava sopportarti tutto il Lo giorno. so, però la scuola di vita che ti ho dato ti ha fatto diventare qualcuno, come Nicola Binda, come Luca Spriano, come Giorgio Burredo. Io posso avere il piacere, non il vanto, il piacere di aver creato dei piccoli personaggi che siete voi. No, io oramai ho i capelli bianchi. Però non avete cominciato seguendo la Serie A o la Serie B come fa adesso Nicola Binda. Avete cominciato raccogliendo i tabellini in seconda, in terza, in prima categoria. Perché sì, dal basso si può solo salire, come recita un vecchio adagio, dal fondo non si può che risalire. Elka ha avuto, secondo me, la piccola sfortuna di partire un pochettino più in alto, è sceso, è risalito e adesso credo che se fa 20 gol quest'anno, perché li può fare in eccellenza, fra 12 mesi può diventare un buon giocatore per lo Sporting Bellinzago, per il Gozzano, per magari tornare a Borgosesia dove qualche anno fa non l'hanno preso in interregionale e fra 12 mesi dico cavolo, però quell'Elka lì forse ci siamo sbagliati. Alessandro, sei d'accordo con le parole di Guido? Ma sono d'accordo, speriamo di farne una ventina e magari anche con la Juve Domo, senza andare a Bellinzago, Gozzano o Borgosesi. Tra l'altro, Guido, tu per esempio su un giocatore, mi ricordo che 2 anni fa, quando eri venuto qui in trasmissione, forse l'anno scorso, avevi fatto il nome di Appetito, no? Tu dicevi: se Appetito fosse lombardo o venisse dall'Emilia, giocherebbe in Serie D. Mi ricordo quella Sì, frase l'ho che visto che avevi detto. già la prima giornata di campionato ha fatto un gran gol, Sì. una palla incrociare di sinistro in Omegna Cioè, quei Borgomanero. giocatori tipo Elka, tipo Sì, sono Appetito. quei ragazzi che secondo me noi siamo ammalati di esterofilia, no? A tutti i livelli. Però credo che se si va a scavare, c'è cioè, la punta che gioca nel Carpi, no? Letizia, faceva i tornei nel Mantovano, nei tornei di promozione, poi è andato all'Este. Cioè, ci sono nel sottobosco del calcio italiano tanti Elka e tanti Appetito. Bisogna avere il coraggio di andarli a prendere, di farli giocare, di dargli fiducia. Certo, magari non saranno da Juventus, non saranno da Milan, però visto quello che sta giocando ultimamente nel Milan, lasciamelo dire, ci sono tanti giocatori di Interregionale e di Lega Pro che potrebbero tranquillamente giocare. Sei d'accordo che il girone A di Serie D Guido quest'anno, non so se sia il... No, lo dico possiamo dirlo, io, il infatti. più modesto di tutti i 9 gironi, che non è un'offesa per le società del girone A, perché non hanno colpa loro, non hanno colpa loro. Ne parlavo ieri sera, Cioè, ci sono 5-6 a squadre che cavallo sono di mezzanotte, improponibili, eh. ho fatto un giro di telefonate per sapere le squadre che giocano sabato, cioè dopo ti farò l'elenco, 9 partite su, 7 su 10 giocano di sabato. E parlavo col direttore sportivo del Bra Pontremoli che si era un po' risentito. Io gli ho detto: guarda, che nel girone A è nettamente il più debole. Se stiamo la dorsale adriatica con Chieti, San Benedettese, Campobasso, chi più ne ha più ne metta, Taranto, così. Gli ho detto: ma
ieri il Piacenza, che ha pareggiato, aveva in panchina Franchi e Marzeglia, non ha giocato né nell'altro. Siccome l'allenatore Franzini non è un imbecille, perché ha appena vinto il campionato, ne fa con la propria Piacenza, si è salvato, se ha tenuto Franchi e Marzeglia in panchina, poi vai a vedere quelli che hanno giocato. Evidentemente, se io ho Elka, se non faccio giocare Elka perché reputo di avere uno più bravo di Elka, e il discorso vale per Marzeglia, che qui a Verbania conoscono tutti perché ha un po' un caratterino, ma dove è stato ha sempre fatto gol, e Franchi, che con Franzini 2 anni fa nella propria Piacenza era stato capocannoniere, 18 gol, ha vinto il campionato. Ieri non ha giocato. Poi, parlando sempre con un collega giovane che apprezzo come Marco Curti, ci hanno sentiti 2 ore fa e mi ha detto: ma hai visto il girone B chi è che va in panchina? Cioè, nel Monza, cioè, il Lecco davanti ieri aveva Joelson, Crotti, Cardinio e Fransa. Ha fatto 4 gol, ha sbagliato 2 rigori, ha preso 2 traverse e un palo, e 3 giorni prima ha battuto l'Inter. Tu dirai, è l'amichevole del giovedì. Però non la vuoi perdere nessuno. Però credo che l'Inter, che fa la Serie A ed è prima in classifica a punteggio pieno contro la tua Juventus, che è ultima a 0 punti, e va a Lecco, non è che va a Lecco per perdere, prendere 2 gol dal Lecco, sei però d'accordo? Però ha perso. Quindi, cioè, il girone... Dopo l'ha fatta a Lugano, ce l'ha fatta al Lecco. Sì, va bene, va bene. Ce la ricordi quella fatta a Lugano? Ma sì, mi ricordo, poi Lugano andavo a mangiare il cioccolato, in Svizzera c'è cioccolato buono, no? Però dico, qua nel girone A ci sono 6-7 squadre modeste, forti, e 4-5 veramente, non dico, la Novese di ieri era una cosa inguardabile, ho visto la distinta, era una cosa, ma la Novese lo sapevano, si sono ritrovati al 7-8 di agosto, c'erano tutti esordienti, non è solo la Novese, l'Acqui stessa, ho parlato stamattina anche con Sergio Motta e mi ha detto... Se l'Acqui è questo, credo che qualche problema ce l'abbia, capisci? Dunque, ragazzi, facciamo una cosa: andiamo a vederci il poker del Gozzano contro la Novese, vediamolo. È dolce il ritorno in Serie D per il Gozzano, che liquida 4-0 una Novese davvero troppo giovane per impensierire la squadra di Viganò. In cronaca, dopo 6 minuti, incomprensione difensiva degli ospiti tra Masneri e Venneri, Guidetti viene stoppato in uscita dal portiere. Al 9° punizione a 2 in area per la Novese, ma Trimarco carcia alle stelle. Al 12° il Gozzano si porta in vantaggio. Angolo di Troiano, colpo di testa vincente di Tiettamanti. Al 19° il 2-0 è cosa fatta. Delizioso pallonetto di Guidetti su lancio di Marino. Al 23° il palo di Lunardon, ancora su imbeccata centrale di Marino. Al 30° rosso diretto a Meucci, reo di aver scalciato un giocatore avversario. Al 47° slalom di Tettamanti, bravo Masneri a dirgli di no. Nel secondo tempo, al 9° doppia chance in 30 secondi per il Gozzano, prima con Tettamanti e poi con Guidetti, palla fuori di un soffio. Al 16° la Novese addirittura in 9, doppio giallo a Rudi, forse severo Rudi che nella circostanza esce in barella. Al 31° perla di Troiano direttamente da calcio d'angolo, trova l'angolino alto per il Trissa. Al 43° arriva anche il poker, angolo sempre di Troiano, testa di Moretto e 4-0. Dunque, abbiamo visto le immagini, Alessandro, lo notavi? Quanto è importante il ritorno ad alti livelli di Daniele Tettamanti per il Gozzano? Tettamanti è un giocatore, io ho sempre detto, anche quando giocavo con lui, che era di almeno una categoria barra due sopra, perché c'è una velocità di gioco, di pensiero, che io sinceramente non ho mai visto con giocatori con cui ho giocato. E sicuramente il Gozzano l'anno scorso non ne aveva bisogno di Tettamanti, perché c'era già uno squadrone in un campionato come l'Eccellenza. Adesso in Serie D è una pedina importante. Il suo ruolo qual è, secondo voi, vi chiedo? Cioè, come lo fa giocare Viganò, in mezzo al campo o più avanti, seconda punta, trequartista? Secondo me il trequartista è il suo ruolo, però è talmente forte che può fare più di un ruolo. Guido? Ecco, mi collego a quanto dice Alessandro. È talmente forte che questa categoria può giocare, se giochi 4-4-1-1 può giocare dietro la prima punta, se giochi 4-2-3-1 nei tre dietro la punta centrale può giocare dove vuole, se giochi 4-3-3 forse non, per caratteristiche fisiche non è molto da fascia, nel senso che sulla corsa, sui 40 metri... Lui fa nel 4-3-3 o nel 4-5-1 di Viganò, è il perno centrale insieme a Troiano, cioè se sono dei... Sì, però io lo vedo più sgravato da compiti di marcatura con libertà di giocare la palla. Ti dico un particolare: nell'anno disastroso in cui è andato a Bra, dove il Bra era retrocesso dopo 2 mesi, lui ha fatto 6 gol. Sì. In fare 6 gol nel Bra vuol dire che se invece giocava nel Bra, giocava nell'Alessandria, ne faceva 12, 13, 14.
E mi collego a quanto dice Alessandro, è un giocatore in B no, perché la fisicità della Serie B è di un altro pianeta, dalla C alla B, ho visto che ieri il Novara con Latina sembrava morto, però alla fine c'ha, ogni squadra di Serie B ha 8-9 giocatori di una forza fisica dirompente. Però fino alla Lega Pro, nel Renate, nel Sant'Arcangelo, nel Tutto Cuoio, ci sono giocatori che non valgono tettamanti, perché scacca Barozzi che gioca nel Renate fisicamente come tettamanti, bravo tecnicamente, l'abbiamo premiato un anno come il miglior giovane della Serie D, tu sei al, certo, al top 11 della Serie D, al D Club, e vedi scacca Barozzi, c'era il papà, la mamma, due persone minutine, e vedi tettamanti, vedi lo stesso giocatore. È un altro di quei giocatori che si sono persi, perché non è, lui ha ancora tempo, perché è un 91 se non sbaglio, sì, 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 quindi 24 anni, considerando che adesso la vita dei calciatori si è allungata, finiscono a 36-37 anni, cioè se non ha infortuni gravi c'ha 10-12 anni di carriera, può ancora arrivare alla Lega Pro, e glielo auguriamo, capisci, perché in questo calcio ammalato di estrofilia... Può farlo con il Gozzano, Guido, perché... Cioè, quali sono le ambizioni del Gozzano? Poi sentiamo Viganò, però quali possono essere? Il Gozzano vuole fare un campionato di vertice, non può nascondersi, non si vuole, non credo neppure che Casella, 19, il presidente e chi per esso vogliano nascondersi. Il Gozzano, dopo aver fatto 3 anni soffertissimi in Serie D, con 2 salvezze risicatissime, con una retrocessione che nessuno ha mai dimenticato, quest'anno vuole partire a luci spente, però il Gozzano ha una potenzialità notevole, intanto come società. È cresciuto molto sul piano organizzativo e credo che il Gozzano abbia tutte le potenzialità e le qualità, dico, da arrivare, se arriva sotto il 5º posto in questo girone, il Gozzano secondo me non stride. Può essere soddisfatto. No, non può essere soddisfatto se arriva sotto il 5º posto, stride. Il Gozzano deve avere come obiettivo non arrivare sotto il 5º posto, perché è una squadra che vale le prime 5. Sentiamoci cosa ne pensa Walter Viganò. Chi ben comincia è a metà dell'opera, tutto facile, fin troppo facile, ti chiedo. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, rosso di sera, bel tempo si spera. L'ho fatto apposta? Io ho fatto apposta, se tu mi metti la mino io bocco e vado di conseguenza. Tutto facile no, le partite facili non ci sono, specialmente in Italia, perché mi sembra l'altra sera che Juan Trapattoni stava commentando 1-0 dell'Italia e tutta Italia è rimasta male perché l'Italia ha vinto solo 1-0. Quindi partite facili non ci sono, sono stati bravi i ragazzi a renderla facile durante la partita. Le partite vanno giocate, hanno giocato un buon primo tempo, secondo tempo ci siamo un po' adeguati con non un altissimo ritmo. Però continuano i progressi di questa squadra che aveva già fatto bene in precampionato. Ma avevamo fatto bene, avevamo sbagliato il torneo Lesina, che per me era una partita come tutte, non ci sono amichevoli, e poi incredibilmente la squadra 5 giorni dopo ha fatto una buona prestazione con l'Olginatese, quindi siamo così tutti nelle mani di questi splendidi ragazzi e del loro attaccamento al Gozzano. Ti chiedo questo, in conferenza stampa a giugno avevi detto l'obiettivo è finire nelle prime 8, no? Dopo il mercato, dopo alcuni valori che sono già stati delineati, può essere spostata un pochettino più in su quell'asticella? Io non so dove sarà l'asticella, so che Clint Eastwood nel 92 ha detto vivo giorno per giorno e mi è rimasta impressa quella frase. Però Gozzano può giocarsela, no? L'impressione è questa con tutti davvero. Se gioca come ha giocato il primo tempo oggi, la partita con l'Olginatese, giovedì nella partitella infrasettimanale con l'Under, può giocare con tutti. Adesso arriva il derby contro il Borgosesia che ha vinto, una partita speciale per te, una partita che richiamerà tantissima gente, una partita bella da giocare, da allenare, da vivere. Sì, una partita bella da vivere, però pensiamo al Gozzano, il Borgosesia l'anno scorso ha fatto un grande campionato, sono arrivati nei primi 5, il calendario fra virgolette dice che la prossima settimana giochiamo contro una squadra che è arrivata quarta o quinta e l'altra la Lavagnese che è stata sempre nelle... però viviamo giorno per giorno. Colpa del portiere o merito di Troiano, Guido e Alessandro, sul gol da calcio d'angolo? Secondo me è colpa del portiere. Anche secondo me. Quindi tu, per tutte e due colpa sì, del portiere? Sì, assolutamente. Senza nulla togliere. Senza nulla togliere a Troiano, però... portiere insomma, abbiamo visto, da questa Novese non si può sparare sulla Novese perché
è una squadra che fino all'ultimo ha rischiato neanche di partecipare, e credo che se chiude un ciclo e se non prende 10 giocatori, 7-8 giocatori almeno, sì, a novembre già rischia di una squadra condannata. Però nel calcio purtroppo se c'è chi vince ci deve essere anche chi retrocede. Nulla, guarda, ho sentito la presidentessa Emanuela Giacomello che mi ha mandato tutta la distinta dei giocatori 3 giorni prima che venissero a Gozzano. È dura quest'anno, perché però no, peccato, perché io ho visto la grande Novese in Serie C, che poi diventò la Gavi Novese, la Gaviese, l'Alessandrino è una provincia che ribolle di calcio, che vive di calcio, che trasuda di calcio, però se vai a guardare a Novi sono in difficoltà, ad Acqui sono in difficoltà, ad Ertona sono ripescati. Tolto Alessandria, mi sembra che in questo momento ci siano delle difficoltà. Il Casale ieri addirittura ha perso in casa, che vorrebbe vincere il campionato di eccellenza. È un momento non facile per nessuno, e anche l'Alessandrino mi pare che non sia più quella provincia di qualche anno fa dove le palanche giravano di più. Brasso tutte nel favore dei pronostici, poi chi può essere la squadra che dà più fastidio alla squadra di Gardano? Non so se il brasso tutti, io credo che questo sia un campionato dove come tutti gli anni nessuno voglia vincere. Lo scorso anno alla fine il Cuneo è quella che più ci teneva a ritornare su quando è arrivato Iacolino. È un campionato dove la Lavagnese è la solita bella squadra. Soprattutto nel girone d'andata, vedremo se durerà fino alla fine. Perché negli ultimi anni ha sempre fatto grandissimi girone d'andata. Sì, però la Lavagnese io credo che sia una buona squadra. Una squadra che ha dei giocatori, Currarino, Balestrero, un allenatore lì da 7 anni, quindi un gruppo consolidato. La Lavagnese, il Bra, il Chieri, il Gozzano, e siamo arrivati a 4. E poi io spero che il Bellizzago faccia meglio del piazzamento della passata stagione, perché se lo merita la famiglia Massaro, se lo merita Turino, Cicciù, Siciliano. Il Bellizzago è una piazza importante, è diventata una piazza importante, quindi alle soglie delle primissime, senza fare una scala di valori, primo, secondo, terzo, quarto, l'Oltrepò Voghera secondo me ha fatto una grossa squadra, ha preso Artaria, che giocava nella Pro Patria, nel Novara, che è molto valido, che giocava con lo stesso allenatore. Giocava con me. Giocava con te, quindi vedi, l'allenatore Doxena l'ha avuto ad Aosta. Ha preso Bigoni, l'attaccante, che ha vinto un campionato con la Pistoiese, ieri è stato espulso, prenderà 2 giornate perché ha dato una gomitata a Rosso Diretto. Ha preso Casarini, che lo scorso giocava in C a Savona. Ha preso Colombi, l'attaccante giovane dell'Inter, che giocava a Pistoiese, Prato, Savona. Pochi dicono l'Oltrepò Voghera. L'Oltrepò Voghera ha 40.000 abitanti, ha fatto la C, società importante. Gaffeo, che ieri c'è stato Oltrepò Voghera Castellazzo, è stato per anni il presidente del Castellazzo, da solo gestiva il Castellazzo spendendo cifre fuori categoria per la categoria che faceva allora l'eccellenza. Voleva andare in D col Castellazzo, è andato via lui, è arrivato Curino, Castellazzo è poi andato in Serie D. Ieri sentiva molto questa partita, Voghera voglia il basket. Qualche anno fa il Voghera ha giocato Barantani, un atleta che qua conoscete tutti. Ci gioca Tortona adesso a Voghera. Esatto, quindi Voghera è una piazza che non lo dicono ma vogliono salire, quindi tra quelle 5 che ti ho detto aggiungo il Voghera. Per cui il Voghera ha preso giocatori di C1, che giocavano in C1, Lega Pro, chiamiamola come vogliamo, e quindi il Voghera è una squadra che va messa nel novero delle pretendenti. Ci vediamo lo Sporting alla sconfitta 1-0 con la Lavagnese. Va la Lavagnese il big match di giornata, capace di imporsi sul campo di Bellinzago per 1-0. Il primo sussulto del match al sesto, azione personale di Damiani che conclude alto sopra la traversa al 18esimo, occasionissimo per gli ospiti. Discesa di Curanino sulla destra che entra in aria e serve Croci per la deviazione vincente. Emiliano sulla linea salva lo 0-0. Ancora ospiti pericolosi al 24esimo, ci prova Curanino dalla distanza, Lentini in tuffo respinge. Alla 36esimo Caligani per Balestrello che si gira e tira al volo, Lentini attento si rifugia in calcio d'angolo. Al 40esimo si fa vedere il Bellinzago, Vingiano per Ravasi che calcia alto sopra la traversa. Nella ripresa all'8esimo ci prova Massaro, tiro alto sopra la traversa. 2 minuti dopo Massaro per Montante, Gilli attento e respinge. Al 18esimo Lavagnese in vantaggio, Balestrero per Curanino che è entrato in aria, supera Lentini per l'1-0 ospite.
al 24esimo, punizione di Magrin, testa di Cacciatore che esalta i riflessi di Gilli, azione di Legna di Moviola alla mezz'ora, cross dalla destra di Coviella, girata al volo di Massaro, respinta forse con un braccio da Ferrando, al 40esimo, punizione di Cacciatore dal limite, palla alta sopra la traversa, negli ultimi 5 minuti non succede più nulla e la Lavagnese supera per 1-0 il Bellinzago. Dopo ci sentiremo siciliano, però l'impressione che a differenza del Gozzano, no, che ha confermato praticamente, se andiamo a vedere la formazione di ieri, 7-8 undicesimi della passata stagione, lo Sporting debba davvero ancora rodare il motore e oliare i meccanismi, perché comunque ripartire con un solo titolare rispetto alla passata stagione, con un nuovo direttore, con un nuovo allenatore, non è un alibi, però in un certo senso un peso ce l'ha Alessandro Paguido. Aiuta sicuramente ad avere i meccanismi oliati piuttosto che rifondare ogni anno una squadra da... e non avere sempre gli stessi giocatori. Guido. Sì, può essere in parte vero, però Bellinzago è iniziato da fine luglio questa preparazione, è andato in ritiro in Val d'Aosta, penso che in Italia sulle 171 squadre dell'interregionale sia tra le 15-20 che hanno fatto 10 giorni di ritiro, quindi già questo dimostra uno spessore societario che altri non hanno. E poi l'allenatore e il direttore lavorano assieme da anni, quindi evidentemente hanno identità di vedute, hanno preso 4-5 giocatori dalla stessa squadra. Non voglio che questo diventi un alibi, perché gli alibi del Bellinzago l'anno scorso anno non è che hanno, e non voglio aprire ferite che ci auguriamo tutti siano rimarginate. Però non costruiamo alibi quando gli alibi non ci sono. Sicuramente la Caronnese, anche il Borgosese ha cambiato 18 giocatori su 20, sì, certo. Però ha vinto, faccio un esempio, no? Certo. Magari Bellinzago domenica, sabato, perché gioca sabato. Ecco, a, diciamo quali sono le... Ecco, sabato giocano alle 20:30 Borgosese a Gozzano, alle 15 c'è Caronnese Acqui, Castellazzo Vado, Dertona Bellinzago, Lavagnese Bra, Novese Chieri e Pinerolo Sesti Levanti. Praticamente su 10 partite del girone A, 7 giocano sabato. Perché mercoledì c'è il turno infrasettimanale. Perché mercoledì prossimo c'è il turno infrasettimanale. Io credo che il Bellinzago già sabato al Fausto Coppi contro il Dertona, che al 18 di agosto il Dertona non aveva neanche la squadra, non sapeva che campionato faceva, quindi il Dertona, adesso Bellinzago, trova una squadra che è doppiamente rinnovata rispetto al Bellinzago, perché non sapeva che squadra faceva, non sapeva che categoria faceva, quindi si allenava con dei giocatori che poi li ha tesserati una settimana prima inizio del campionato, quindi sabato l'alibi dei nuovi non regge più, anzi addirittura dovrà essere un vantaggio per il Bellinzago, perché trova una squadra che in fatto di nuovi è messa peggio, non è come il Bellinzago che dal 23 di luglio era in ritiro o dal 24, 25, 26, cioè da fine luglio erano in preparazione. Il Dertona si sono ritrovati i primi di agosto di quella squadra lì, poi 7 li hanno mandati via, 8 sabato è già un biglietto da visita importante. Il Bellinzago sabato da Tortona deve tornare con i 3 punti e con una prestazione da Bellinzago, che è quello che noi auspichiamo, ci auguriamo per il potenziale che ha questa squadra. Alessandro Siciliano. Mi siamo venuti per fare una partita importante, credo che sia visto da subito che abbiamo provato a giocare la palla sempre, sapevamo di trovare una squadra che ha tantissimi giocatori di struttura, che perciò potrebbe aver bisogno di qualche domenica in più per entrare in condizione, abbiamo provato a metterla sul ritmo e credo che ci abbia pagato con un'incursione con un giocatore molto veloce come Curarin. Un ottimo primo tempo in cui avete costruito almeno 2 o 3 palle gol. Sì, non molto nitide, più che altro tiri da distante, però credo che sia importante il modo come siamo stati in campo, sempre con coraggio e con, in maniera propositiva. Il secondo tempo siamo sicuramente un po' calati, ma fa veramente ancora molto caldo, però credo che sia da prendere i 3 punti oggi, da prendere l'entusiasmo che ci portano, però il nostro obiettivo rimane sempre fare il passo lungo come la gamba, quindi siamo ovviamente molto contenti, però sappiamo che c'è molto da lavorare. Partita un po' strana, sicuramente noi non siamo ancora quelli che spero, quello che immaginiamo, perché sicuramente dobbiamo e possiamo fare molto di più, però è stata anche una partita un po' strana, dove onestamente, tolto il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove ci hanno messo un po' in difficoltà, eravamo un po' bassi, non riuscivamo a trovare le distanze, abbiamo concluso il primo tempo venendo fuori e avendo anche qualche occasione.
Secondo tempo, per assurdo, mi sento di dire nel momento migliore nostro, sicuramente per quello che era il predominio territoriale, per quella che era la gestione della partita, ha avuto anche due mischie in quella situazione, proprio nella parte migliore abbiamo preso questo gol stupido che ancora non sono riuscito a capire bene come sia nato, da una rimessa laterale scoiuscito, insomma, sta di fatto che abbiamo preso un gol onestamente evitabile, e dopodiché abbiamo reagito, insomma, è una reazione ancora non da squadra, ma questo lo sappiamo, noi dobbiamo crescere ancora tantissimo sotto questo aspetto, dobbiamo veramente trovare gioco, amalgama e tutto, però insomma devo dire che quantomeno la squadra è partita facendo una prestazione sufficiente nel contesto, è logico che bisogna migliorare tanto. Sì, come dicevi tu, squadra nuova, oggi faceva, può essere un attenuante visto la fisicità dei tuoi giocatori, faceva anche un caldo importante, magari l'hanno sofferto un po' di più degli altri. Sì, può anche starci, può essere anche giusto, perché poi comunque Iravasi, Massaro, Cacciatore, Emiliano, Montante, sicuramente è una squadra che ha bisogno realmente di carburare. Lo sappiamo, infatti questo sono convinto, ma questo ne abbiamo parlato con la squadra, ci vuole tempo sia perché la squadra diventi squadra, sia perché comunque si trovi una forma massimale. È anche vero che pensare di essere già in forma al 6 settembre al 100%, forse ci sarebbe qualcosa di non esatto. Diciamo che quantomeno, peccato, perché sarebbe stato bene riuscire a esordire con un risultato diverso. Però del resto giocavamo, senza non trascurare, non dimentichiamoci, contro una signora squadra che ogni anno è sempre protagonista in questo campionato, perciò poteva essere un po' un big match, e comunque ecco, si è perso, ricordo, sempre contro una squadra sicuramente di livello, conseguentemente insomma ci può anche stare, diciamo così. Andiamo, ci tuffiamo nel campionato di eccellenza, proprio con Alessandro subito, lo abbiamo detto in apertura, 4-1 allo Charvenceau, avete segnato tutti là davanti, una bella dimostrazione dopo la sconfitta in casa con lo Stresa, sappiamo che dopo una piazza un po' particolare, qualcuno già iniziava a mugugnare, avete dato già una bella risposta, Alessandro. Sì, infatti, fine primo tempo e perdiamo 1-0, ci siamo detti qua tornare indietro è duro poi. E invece abbiamo avuto una buona reazione, penso 20 minuti, abbiamo fatto 4 gol, ma potevamo farne anche di più perché Ado ha preso una traversa, poi altre occasioni nostre. E comunque sì, una bella reazione anche, come hai detto te, perché qualcuno a Domo, ma anche fuori, parlava già, ci davano per morti. Non eravamo scarsi domenica scorsa, non siamo dei fenomeni oggi. Vediamo, tireremo le somme a fine campionato. Guido, secondo te qual è che può essere il ruolo di questa Juve Domo? Io credo che, tu dicevi prima dei Gozzano, delle prime 5 per la Serie D, la posizione giusta della Juve Domo, a mio giudizio, potrebbe essere tra il quarto e l'ottavo posto. Se va tutto bene puoi arrivare quarto, terzo, quarto, se va male, tra virgolette, arrivi ottavo, sei d'accordo? Cioè magari due squadre hanno qualcosina di più rispetto alla formazione di Castelnuovo, però la mia sensazione è che se la possa giocare alla pari quasi con tutti. Sì, guarda, la classifica la guardavo mentre tu parlavi, è alla sinistra del televideo, è il posto ideale per la Juve Domo. È una squadra che può battere tutti perché ha un potenziale davanti, ha talmente tanti colpi in canna, cioè El Cado è una coppia da interregionale in attacco. Comunque tu hai visto la Novese ieri, ma nella Novese giocherebbero bendati, sei d'accordo? Sì. E non solo nella Novese. Quindi c'è una coppia d'attacco fuori categoria, per questa categoria, tra i più forti attaccanti del girone. C'è Fernandez che gliene ha fatti due, poi... Ma poi Fernandez, Leto Colombo, cioè quando rientrerà Tino Sciala... Cioè, Puzzello. Puzzello, cioè, a livello tecnico è una squadra... Lì Castelnuovo l'anno scorso, secondo me, ha fatto un capolavoro a far coesistere tanti solisti del Mitra, a fare diventare una mitragliatrice che ha ammazzato un po' tutti. Se riesci a trovare questa coesione, cioè nell'Inter di Mourinho, per dirti, Milito e Eto'o tornavano sulla bandiera del calcio d'angolo. Se questi giocatori si convincono che per giocare tutti assieme,
assieme o quasi tutti devono fare le due fasi, devono sacrificarsi, devono venire ad aiutare i centrocampisti, e allora Iuvedomo può diventare veramente una mina vagante di questo campionato, perché questo è un campionato che con 62, 63, 64 punti, 65 lo puoi vincere, capisci? Perché non c'è una squadra, non c'è più il Gozzano dell'anno scorso, perché il Baveno che quest'anno deve confermarsi. Ci vediamo al servizio. Il Baveno quest'anno si vede la forza del Baveno, perché arrivare secondi e a 7 gare dal termine, la prima già vinto, a 20 punti dalla prima, è un secondo posto che rimarrà nella storia, ma che vale un ottavo posto, un settimo posto, un sesto posto. Quest'anno invece arrivare secondi ha una valenza vera, però credo che ci siano 6 squadre, anche qua 5-6 squadre che possono vincerlo. Secondo me la Juve Domo, se a dicembre lì il presidente Scesa mette la ciliegina sulla torta, mette il carico da 10, come si suol dire, e poi se la va a giocare fino in fondo. Vediamo la sconfitta del Baveno sul campo degli Orizzonti, 2-1 al 90. Il Baveno spreca e viene punito dagli Orizzonti United. A Cigliano finisce 2-1 per la squadra di Luca Peritore, a punteggio pieno dopo 180 minuti, mentre la squadra di Pissardo rimane a mani vuote al termine di una partita lungo dominata. Primo tempo che parte con buone azioni da una parte e dall'altra, anche perché la qualità degli interpreti delle due squadre è indubbia. Intorno al 10° minuto, prima chance per i padroni di casa. Discesa in fascia di Gnisci, cross in mezzo per Fasolato, che viene anticipato di un soffio. 5 minuti dopo, punizione dalla tre quarti di Scutti. Camilli, appostato sul secondo palo, non ci arriva per un provvidenziale intervento di Stanglini. Grande occasione alla mezz'ora per il Baveno. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Cherchi calcia al volo. Mordenti può solo guardare la palla, che finisce a lato di un soffio. Problemi per Gnisci al 41esimo, guaio muscolare, dentro Valenza. Nel secondo tempo Baveno in vantaggio all'8°. Trentani recupera palla, si invola e lascia partire un destro a giro che lascia di stucco Mordenti. La formazione di Pissardo gioca decisamente bene. Clamoroso palo di Sogno da pochi passi, miracolo di Mordenti sull'ex di giornata Travaini al 22esimo. L'Orizzonti reagisce dopo un evidente sbandamento e al 25esimo il colpo di testa di Carfora finisce fuori per una questione di centimetri. Il gol dell'1-1 si materializza dopo 3 giri di lancette. Al 28esimo, numero di Scutti sulla destra, cross in mezzo, Chiaverini non trattiene e Carini insacca. Il Baveno, incassato il pari, si divora altre due clamorose occasioni. Prima super parata di Mordenti, ancora su Travaini. Poi Sogno svirgola clamorosamente ad un metro dalla porta. Gol sbagliati, gol subito. Proprio al 90esimo, infatti, Scutti firma il clamoroso sorpasso. Come succede spesso nel calcio, abbiamo visto tante occasioni fallite, un palo, due gol a porta vuota e poi alla fine vieni punito dagli episodi che spesso fanno la differenza. Velocissimo Guido Alessandro, poi ci sentiamo l'Inter. Sì, forse il portiere Chiaverini non era nelle sue giornate migliori, senza mettere... Non mi pare immune da colpe sui gol. Sui due gol. Alessandro? Non sempre vince chi gioca meglio, ma chi fa più gol. Peritore e Giuseppe Cane nelle interviste. Eccoci con Giuseppe Cane, l'allenatore in seconda del Baveno. Una trasferta decisamente sfortunata, molto spettacolo, ma effettivamente anche tanta sfortuna. Sì, abbiamo giocato, a mio modo di vedere, un grande secondo tempo dove abbiamo fatto il gol del vantaggio e abbiamo creato così, ma almeno altre 5, 6, 7 palle gol, di cui 4 davanti al portiere e una senza il portiere. Non siamo riusciti a rimanere lucidi, a fare gol del 2-0, poi il bello del calcio è questo, nel senso che se non la chiudi l'avversario può sempre ripartire e farti male. Loro sono stati bravi a far passare la nottata e alle occasioni che hanno avuto loro sono stati molto più bravi di noi, hanno fatto l'1-1 e il 2-1. Siete accreditati come tra le squadre che probabilmente potrebbero dominare il campionato. Usiamo naturalmente i condizionali, ma non tanto per i risultati finora ottenuti quanto perché siamo davvero all'inizio della stagione. Il pareggio della prima giornata e questa sconfitta, che sensazione vi lasciano? Ma sono due partite completamente diverse. Qui abbiamo fatto una buona partita e quindi al di là del risultato, al contrario di domenica che abbiamo preso il punto, vedi un miglioramento, la squadra migliore. Io penso che questo possa essere un campionato abbastanza livellato, dove
vincerà questo campionato chi ci crederà fino in ultimo, perché non vedo la squadra che può uccidere il campionato a meno se i valori tattici, tecnici restano questi. Ovviamente se qualcuno domani si sveglia e cambia la rosa del giocatore è un altro discorso, ma quindi bisogna continuare a vedere il positivo, che nella vita paga sempre, lavorare, migliorare gli errori e guardare avanti. Siamo qui con Pierluca Peritore, allenatore degli Orizzonti United. Mister, una partita intensa, emozionantissima, un primo tempo equilibrato, giocato bene da entrambe le parti e poi un secondo tempo in cui gli Orizzonti è partito male, subendo tanto, però poi è venuto fuori il carattere ed è nata una vittoria incredibile. Ma credo di sì, credo che la cosa più bella sia l'atteggiamento che hanno questi ragazzi. Noi ad oggi ci stiamo costruendo, siamo alla ricerca di un atteggiamento importante, di essere un gruppo coeso e compatto. Abbiamo avuto nel primo tempo la difficoltà dell'infortunio di Nishi, avevamo Carfora che si era fatto male a una caviglia, ha voluto rimanere in campo, alla fine Scutti, che poi è stato l'autore del gol finale, anche lui aveva preso una botta e eravamo lì in procinto di cambiare e lui mi ha detto che voleva stare in campo. Ad oggi quando c'è, io dico sempre che nel calcio ci vuole la tecnica, la tattica, un atteggiamento, il cuore è fondamentale. Oggi i ragazzi hanno avuto tanto cuore, quindi sono molto contento del risultato. Ovviamente non abbiamo fatto nulla, volevamo dimostrare come nostra prova di forza che possiamo starci in questo campionato e starci con una formazione importante come il Baveno. Abbiamo avuto fortuna probabilmente nel momento topico della partita, in cui dopo aver preso il primo gol in maniera un pochettino forse anche sfortunata, c'era un fallo su di noi, non è stato fischiato e abbiamo barcollato un pochettino. Dopodiché mi ricordo ancora le occasioni anche di Valenza, di Paolo, le abbiamo messi probabilmente lì e alla fine poi abbiamo raggiunto questa vittoria che secondo me posso anche dire che è meritata, ma soprattutto per il cuore dei ragazzi, quindi se lo meritano tutto. Prima di andare in pubblicità ci vediamo i 7 gol che lo Stresa ha rifilato al malcapitato Ivrea Banchette. Io non voglio essere cattivo, però cosa ci fa l'Ivrea Banchette in eccellenza in 10 secondi, Guido? Poi magari compra mezzo mondo, però in questo momento 10 gol in due partite. Torniamo ai soliti discorsi, che l'eccellenza 18 squadre, fai turni infrasettimanale, poi finisce 7-0. L'anno scorso, qui c'è il libro Un anno da campioni, dentro trovi tutti i dati, guarda quante partite l'anno scorso sono venute 6-1, 7-3, 5-0. Non è calcio, con tutto il rispetto dello Stresa che ha fatto bene prendersi 3 punti da ripescate dei primi in classifica, però l'eccellenza 18 squadre è una cosa che stride, è una cosa che bisogna tornare il più presto a 16. Vediamoci i 7 gol dello Stresa, poi andiamo in pubblicità. Goleada dello Stresa che esordisce nel migliore dei modi, come meglio non poteva, in quella che quest'anno sarà la sua casa, al Galli di Baveno. 7-0 per la formazione di Giancarlo Boldini all'Ivrea Banchette. Stresa che passa in vantaggio al 13° minuto del primo tempo. Ambrosiani riprende un pallone allontanato dalla difesa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con un rasoterra al volo da fuori area batte Belcastro. Predominio territoriale dei padroni di casa, che solo al 37° riescono a trovare il gol del raddoppio. Tiboni dal fondo mette in mezzo per Cabrini, che realizza il primo dei 3 gol che contrassegneranno la sua giornata. Al 40° Barantani respinge di pugno su Rabbi. Nel proseguo dell'azione Cunati atterra Dominin e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Lo stesso Barantani devia il calcio di rigore battuto da Rabbi in calcio d'angolo. Doppia espulsione nelle file dell'Ivrea Banchette al 43°. Da prima Tigani per una brutta entrata su Tiboni e quindi Dominin per proteste. Con l'Ivrea in 9, prima del riposo, lo Stresa va ancora in rete ed è ancora Cabrini. Cabrini serve in profondità la Ratta, che non aggancia il pallone ma trae in inganno Belcastro. La palla termina in fondo al sacco. Al 15° della ripresa è già il momento del 4-0. Agazzone, su un calcio di punizione da posizione defilata, batte ancora il portiere Eporediense. Lo Stresa dilaga e al 18° la Ratta mette in mezzo per Cabrini, che anticipa tutti e realizza la sua personale tripletta. Non è ancora finita, perché al 40° il giovane La Ratta, classe 1997, batte il portiere avversario con un morbido pallonetto e al 45° Lipari riprende il pallone respinto dal palo su conclusione di Cuda e fissa il punteggio sul definitivo 7-0. Non posso dire quello che diceva Guido mentre andava il servizio, pubblicità, poi torniamo qui. Di nuovo insieme, domenica Stresa-Baveno, anzi Baveno-Stresa, chi rischia di più?
Guido e Alessandro in 20 secondi. Ma no, la terza giornata non rischia nessuno. Il Baveno ha perso due partite, ma abbiamo visto... Una, la prima pareggiata. Sì, ha perso una partita, quindi è un bel derby, considerando che la Serie D giocano quasi tutti al sabato, che il Bellinzago gioca anche lui al sabato, il Gozzano al sabato, che il Novara gioca ad Avellino, sempre sabato, credo che domenica 500-600 persone ci sono, e questa è già una vittoria per il calcio del Verbano Cusio-Ossola, quindi... vinca il migliore, l'importante è che non finisca 0-0 secondo me, ma che ci sia dei gol da divertirsi. Alessandro, chi rischia di più? Secondo me chi spreca più energie, spreca, non spreca più energie, chi fa più fatica in Coppa Italia mercoledì. Il Baveno è con noi, lo Stresa non so con chi gioca sinceramente. Lo Stresa gioca contro il Borgo Manero. Bisogna vedere, secondo me chi fa fuori più energie mercoledì. Sentiamoci le parole di Boldini dopo questa goleada. Esordio in quella che sarà la vostra casa quest'anno, ovvero il Galli di Baveno, migliore non poteva esserci, al di là del punteggio 7-0, anche una prestazione positiva da parte di quasi tutta la squadra, possiamo dire. No, ti ringrazio per quello che hai detto te, ma assolutamente no, la squadra ha fatto malissimo, il primo tempo ha fatto malissimo, non abbiamo giocato calcio, l'atteggiamento era sbagliato, siamo stati fortunati perché loro comunque hanno avuto delle sbavature in fase difensiva. Barantani ci ha salvato almeno, oltre che sul rigore, anche un'altra volta, in un'altra occasione. Io ho finito il primo tempo, quei ragazzi glielo ho detto, io mi sono vergognato di vincere 3-0 e io non voglio portare vergogna. Sicuramente giocando così, è vero che ci mancava Di Iorio e Micheli, che per noi è una spinta importante, quindi l'abbiamo sentita. Però così i play-out li evitiamo di sicuro, perché andiamo direttamente ultimi, secondo me. Non lo dico per... non mi è piaciuto assolutamente, abbiamo fatto dei passi da gigante indietro. Eccesso forse di perfezionismo, io avevo visto un'altra partita, mi erano piaciuti soprattutto i due esterni alti, Cabrini e Tiboni. No, assolutamente non la vedo così, io ho davanti agli occhi la partita di Domo, l'atteggiamento è stato molto diverso, contro una squadra nettamente superiore a questa, ha fatto partita, ha rubato palla, ha aggredito, la squadra umile, ha sbagliato poco, oggi veramente si vedeva che non c'era aggressività, non c'era fame, la squadra disattenta. Io dico contro una squadra appena appena normale, il primo tempo oggi andavi sotto di 3-0. Ecco, a proposito di avversari cosiddetti normali, domenica però c'è una partita non da poco, il derby contro il Baveno. Sì, questo è positivo, perché comunque io sapevo che questa settimana avremmo fatto male, perché quando c'è di mezzo la Coppa Italia non ci siamo allenati e noi siamo una squadra che si deve allenare. Sicuramente sono sicuro che domenica arriviamo giusti, poi a prescindere dal risultato, che per me non è mai una cosa fondamentale. Io devo vedere la squadra come si applica, come gioca e quanta fame ha, quanta voglia ha di raggiungere un qualcosa che per noi adesso è la salvezza. Sicuramente così siamo distanti, adesso abbiamo una settimana davanti che possiamo lavorare e penso proprio che domenica arriveremo a posto. Incontentabile possiamo dire Giancarlo Boldini e Guido? Ma io penso che ho voluto un po' esagerare, Boldo lo conosciamo da anni. Se vinci 7-0 contro una squadra impresentabile come questo momento il Banchetti Ivrea, vuole trovare 3-0 primo tempo, 11 contro 9, quando doveva finire 18-0, anche avere un po' di rispetto degli avversari, che poverini loro, con la parola affetto, poverini, con grande affetto, perché dopo la gente telefona domani mattina, vogliamo vivere tranquilli la settimana. Insomma, cosa deve fare di più una squadra che ha vinto 7-0 in 11 contro 9? Doveva andare fino al 90esimo a ammazzare... Diciamo che lui non gli è piaciuto il primo tempo. Però. Ma sì, però insomma... va bene così, dai. Adesso parliamo della Virtus Verona. Ti dico una cosa sola, per rubare una considerazione che ha fatto Alessandro, molto attento. In testa ci sono due neopromosse, vuol dire che il campionato deve ancora iniziare. Campionato molto lungo, come sempre, con 18 squadre, 34 domeniche, quindi 32 partite. Fai conto tu quanti, tu sei bravo in matematica, quanti punti ci sono ancora in palio. Quindi in questo momento l'Omegna che ha un punto, il Brunello che ha un punto, il Baveno che ha un punto, possono la Virtus Verbania con due punti, possono tranquillamente vincere il campionato e per cui il campionato è ancora iniziato. Dunque, ti aspettavi, perché adesso ci vediamo Virtus Verbania-Greville, io sono rimasto un po' sorpreso, nel senso che ho visto, poi ho seguito anche la partita intera che abbiamo rimandato in replica, di Baveno, ho visto lo spezzone della partita di ieri, ho parlato anche con alcuni della Greville,
Cioè, non mi aspettavo una Virtus Verbania già così avanti. È vero che ha due punti in classifica, però i punti avrebbe meritato la vittoria a Baveno, e mi hanno detto anche ieri. Cioè, in un certo senso, Alessandro, mi stupisce, una squadra nuova di fatto, nuova in tutto, cioè società, allenatore, giocatori, però è già una squadra, merito a Brando. Assolutamente, noi l'abbiamo beccato in Coppa Italia e a me hanno fatto un'ottima impressione. Sinceramente, abbiamo giocato meglio noi, abbiamo vinto, però mi sono sembrato una squadra quadrata e con buoni giocatori. Ti convince il progetto, Guido? Ma mercoledì scorso era a Besozzo vedere Verbano Brugherio, Coppa Italia Lombardia, ho trovato Moia, lui è molto contento, dice che ha trovato sono un buon gruppo, c'è Incontri che era con Moia al Verbano, c'è Beretta che è un altro che ha sempre fatto gol. È arrivato questo Constantin che dovrebbe... Sì, questo rumeno che non fa tantissimi gol, ne fa 10-12, ha fatto Vigevano, Legnano. A nomi non si discute, secondo me questi giocatori lombardi che hanno preso parecchi, gioca Fusco stesso dalla Lombardia, è una buona squadra. In questo girone il Verbania secondo me dovrebbe potersela giocare con le 5-6 potenziali candidate, perché è un girone apertissimo. Ribadisco, siamo alla seconda giornata, due ne ho ripescate in testa alla classifica. Come la Serie B è un campionato interminabile, questa Eccellenza è un campionato lunghissimo. Credo che il primo step vada tirato alla decima di andata, le prime 8-10 giornate non dico che sono di assestamento, ma quasi. Virtus Verbania Greville 1-1. Alessandro Pratesi. Termina 1-1 la gara delle Pedroli tra Virtus Verbania e Greville nel campionato di Eccellenza per la seconda giornata di campionato. Andiamo a vedere in cronaca quelle che sono le azioni salienti. Al 13° si gira e tira Lionello, blocca facilmente Gini. Al quarto d'ora arriva il vantaggio della Virtus Verbania e bravissimo Bricca a lavorare la palla sulla fascia e metterla in mezzo. Lionello con un colpo di testa con la palla che si appoggia sul palo manda in vantaggio la compagine di Brando. Dopo 2 minuti si fa vivere in avanti la Greville, bella palla dentro di Riso per Marchetto che chiama Spatafora alla parata. Al 25° è Furfori a chiamare invece ancora il portiere della Virtus Verbania, Spatafora alla parata. Al 37° ci provano Bricco e Beretta ma entrambe le loro conclusioni vengono respinte. L'ultima occasione del primo tempo è un tiro di Glarei che viene messo in angolo ancora una volta da Spatafora. Nella ripresa dopo 6 minuti Macchione prova, botta sicura la conclusione, Gini alza in angolo, al 9° arriva il pareggio della Greville, dagli sviluppi di un calcio d'angolo Furfori riesce a trovare la via della rete con un tiro potente e preciso. Al 22° occasione d'oro per la Greville per portarsi in vantaggio, sponda di Tomain, Promoton da buona posizione non trova lo specchio della porta, un minuto dopo ci trova Tomain con la sua conclusione che finisce alta sopra la traversa. Alla 26° si vede anche la Virtus Verbania con la girata di Beretta che termina alta. Alla mezz'ora sugli sviluppi di un corner nessuno della Greville riesce a trovare la deviazione vincente. Le ultime due emozioni, al 42° viene il suo pulso Marchesano, capitano della Greville, per proteste per doppia ammonizione. L'ultimissima occasione al 48° palla messo dentro da Incontri, il colpo di testa di Beltrami viene respinta da Gini. Termina così 1-1 la gara delle Pedroli tra Virtus Verbania e Greville. Guido, non mi ha risposto però se ti piace il progetto Virtus Verbania. Guarda, mi avvalgo della facoltà di non rispondere a questa domanda. Tu quanto mai hai sentito rispondere così in tanti anni che mi conosci? Mai. Ecco, questa volta uso questo termine. Dici che i giudizi dai fine anno? Io no, fine anno non lo darò neanche a fine anno i giudizi li darò fra 5 anni, perché a me piace la gente che quando fa un progetto lo fa per 4-5 anni, perché se fai il progetto per un anno non è più un progetto. Sono d'accordo, infatti gliel'ho detto anche a Donofrio. Lo dico qua pubblicamente e lo dirò in faccia a Donofrio. Se Donofrio sta 5 anni a Verbania, 6 anni, Massaro da quanti anni è che è a Bellinzago? Dammi tu la risposta. 9. Foglio da quanti anni è che è a Oleggio? Tanti. Alesina da quanti anni è che è a Gozzano? Ecco, quelli si chiamano progetti. I progetti, De Salvo è 10 anni, questo è il decennale che è a Novara, questi si chiamano progetti. I progetti che durano un anno o 2 anni, il signor Donofrio, del quale tu hai grande rispetto, alla Virtus Cusio non ha fatto un progetto, è stato poco tempo, poi la squadra è sparita, quindi non puoi chiamare progetto la Virtus Cusio. I progetti sono, se tu stai in un posto, il signore è al Capita Piedimolera, o giocavi a Piedimolera? Giocavo. Giocavi.
Tomola Beniamino e Oscar Silvestri, il Piedimolera è un progetto, perché con Beniamino Tomola quelli si chiamano progetti. Secondo te ci sono, allora fatti, cambio ecco. Domanda di, e poi ci vediamo in interviste. Ci sono le prospettive per un progetto? Io credo che l'intenzione sia quella, infatti io sono d'accordo. Le prospettive con te, cioè. Deve dirci chi fa il progetto, non possiamo dire noi. Se il Signore ci dà la salute, tu sei molto più giovane di me, fra 10 anni siamo qui a raccontare ancora, se fra 10 anni D'Onofrio è ancora il presidente del Verbania, della Virtus Verbania, della Virtus Verbania, chiamala come vuoi, allora diciamo il 7 settembre 2015, tu mi hai fatto la domanda se era un progetto, il 7 settembre 2025, se io sarò ancora qua e mi rifarai la domanda, ti dirò sì, il signor D'Onofrio ha fatto un progetto, il Verbania è 10 anni che fa il presidente, non è più in eccellenza, è in Serie D o in Lega Pro, se ci sarà la Lega Pro, allora ti dico è stato un grande progetto. A oggi, dopo 2 mesi, non posso dire, perché io posso dirti che faccio un progetto di fare un giornale, ma dopo 2 mesi o dopo 1 anno chiudo il giornale, non ho fatto un progetto di fare un giornale. Qual è il progetto d'Om invece, Alessandro? Vorresti chiederlo a... A Shell. Però nello spogliatoio voi a cosa ambite? Noi vogliamo far bene, sicuramente il primo obiettivo è la salvezza e non possiamo nasconderci perché c'è stata una buona campagna acquisti da parte della società. Come hai detto te prima, se arriviamo tra il quarto e l'ottavo posto, per noi è buono. Ti faccio una domanda io, Adel. Vai, poi ci vediamo, Brando. Tu che posto firmeresti dentro? Se io ti metto qua, cosa firmi per la Juve Domo qua sopra? Abbiamo il quarto posto. Playoff, sono d'accordo. Brando e Benedetti. Una buona partita, un avversario non facile, forse loro hanno preso un po' il sopravvento dopo il pareggio, comunque è stata una buona Virtus Verbania. Ma non lo so, non sono poi così d'accordo, nel senso che possiamo aver concesso anche 2 tiri da fuori area, forse in inserimento. Credo che sia il minimo concedibile di una squadra che... sapevamo essere forte, sicuramente tra le pretendenti di questo campionato, però insomma direi che anche noi abbiamo avuto le nostre belle occasioni, anzi probabilmente le più importanti le abbiamo avute noi, così come anche l'ultima palla sul finale, quindi anche a livello di episodi non siamo sicuramente in debito con fortuna avversari o come volete chiamarlo voi. Ecco, non è sicuramente per sminuire la prova dei suoi ragazzi, mister, veramente la mia impressione era stata quella, comunque si è vista una buonissima squadra. Io non ho visto la partita di Baveno, avevo visto quella di Coppa Italia, comunque si è visto comunque già una squadra che cerca di giocare, cerca comunque di, nonostante sia tutta nuova, di avere delle idee, di avere delle azioni importanti come quella del gol, come comunque dove si è visto proprio il voler andare a recuperare la palla alta, sono rimessa da Greville, sono anche i dettagli che fanno la differenza. Sì, su questo sono invece molto d'accordo. Incassiamo i complimenti anche perché credo che questi ragazzi se li meritano tutti. Lavoriamo molto forte durante la settimana, è vero che abbiamo ancora delle difficoltà che stiamo cercando di colmare anche con l'aiuto della società, quindi i risultati un po' per volta si cominciano a vedere. Siamo contenti, l'atteggiamento è quello giusto, la base per lavorare c'è. Questa è una squadra che io sono assolutamente convinto che darà grossissime soddisfazioni a tutti noi, anche a questo pubblico che sta cominciando a, secondo me, a prendere fiducia, così come stiamo prendendo noi e noi li stiamo aspettando. Direi una gran bella partita, sì, perché il primo tempo loro sono partiti molto forte e hanno creato non tante occasioni da gol, però hanno pressato parecchio. Direi che poi secondo tempo siamo usciti fuori noi, potevamo anche fare qualcosa di più, però alla fine credo che il risultato di parità premi tutte e due le squadre che hanno fatto una buona partita su un campo meno bravo, il campo delle squadre, credo, perché insomma non era proprio il massimo, non si riusciva a giocare palla perché balzava un po' così e così, per cui credo che alla fine il risultato di parità sia un risultato accettabile da entrambe le parti. Ecco mister, è vero che presto per fare bilancio sono solo corsi 180 minuti dall'inizio del campionato, però penso che lei possa essere soddisfatto dopo la vittoria di domenica, un punto fuori casa con una squadra che gioca e ha dei giocatori importanti per questo campionato. Sì, assolutamente, perché Verbania sapevamo che è una buona squadra e l'ha dimostrato. Noi purtroppo venivamo da un problema grosso perché abbiamo perso l'unico attaccante che avevamo in maniera definitiva, oltretutto non in maniera lieve,
per cui è ovvio che davanti abbiamo un reparto un po' sguarnito, però i ragazzi hanno interpretato bene la gara, alla fine sono contento, molto di più del secondo tempo che non del primo, però alla fine nella globalità della gara direi che posso essere soddisfatto. Subito a vederci anche il derby novarese tra Varallo Pombia e Borgomanero. Andrea Paleari. 1-1 tra Varallo e Pombia e Borgomanero nella seconda gara del campionato di eccellenza qui al comunale di Varallo Pombia. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni principali. Al 13esimo Corio da fuori si libera e colpisce in pieno il palo della porta ticinese. Al 35esimo Blanda solo davanti al portiere del Borgomanero fallisce una buona occasione in contropiede. 10 minuti più tardi calcio di punizione di Affinito con palla a lato di poco. Passiamo nella ripresa al quarto d'ora. Latta dalla destra effettua un cross telecomandato per la testa di Blanda che mette alto sopra la traversa. Al 41esimo il Borgomanero trova il vantaggio. Corio per Boateng che appunto pesca il colpo vincente solo davanti a Cavandini. Al 45esimo Latta riceve un pallone da Blanda e scarica direttamente in porta il gol dell'1. Dunque andiamo subito a sentirci l'intervista perché siamo un po' in ritardo, poi ultime domande per gli ospiti. Forse per il Borgomanero questa è l'ennesima occasione persa, anche e soprattutto in virtù di quello che poi abbiamo visto domenica. Ma allora io farei questa disamina. Domenica abbiamo perso, per chi l'ha vista, per un errore un quarto d'ora dalla fine, e oggi potevamo vincere, potevamo anche perderla a un certo punto. Siamo un cantiere aperto, nel senso è una squadra che è stata costruita ex novo, io sono contentissimo della squadra, dei singoli, però chiaramente quando ti viene a mancare Pinelli davanti e comincia a mancarti Adami negli 11, si sono giocatori importanti che si sentono. Però cosa devo dire? Devo dire che io ho visto la squadra muoversi bene, ha gestito il pallone quasi tutta la partita, ha commesso degli errori, però c'è da sottolineare il fatto che Amato fino a giovedì aveva 38,5 di febbre, Corio aveva un fastidio al quadricipite, abbiamo giocato con Rota che praticamente è una settimana che si allena, Affinito è una settimana che si allena, Bosonin è 10 giorni che si allena con noi. Siamo un cantiere, bisogna avere pazienza, nessuno dice che non siamo contenti di com'è andata. Dico solo che se abbiamo pazienza e si lascia lavorare questi ragazzi con tranquillità, i risultati alla fine verranno, perché mi è sembrato di vedere una squadra che ha tenuto bene il campo per quasi tutti i 90 minuti. Senti, alla luce anche di quello che avevi detto tu poi, correggimi se sbaglio, all'inizio stagione, no? Di viaggiare comunque sempre a fari spenti, al di là che ci si chiami per l'appunto Borgomanero e dunque sia meno importante. Ovvio, Borgomanero è una piazza importantissima e tutti vorrebbero o avrebbero voluto in questo momento vederla a 6 punti. Abbiamo un punto fatto fuori casa con la Varal Pombiese e l'altro l'abbiamo perso col Borgolo, che è una signora squadra. Dobbiamo, ripeto, avere pazienza e calma. Io dico che fra 3-4 partite vedrete un Borgomanero diverso, cioè una squadra che riuscirà a gestire il campo ancora meglio, nel senso concederà meno rispetto a quegli errori che ancora adesso facciamo. E mister Ferrero, questo pareggio col Borgomanero, come vedi il bicchiere? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Vediamolo mezzo pieno, insomma, potevamo perdere, abbiamo preso gol 2 minuti alla fine, poi siamo riusciti a pareggiare, insomma, poi alla fine potevamo anche vincere, però insomma, credo che il risultato più giusto sia il pari comunque. Senti, tante assenze, molti infortuni, bisogna dire anche questo, insomma la squadra non è assolutamente al completo comunque. Sì, sì, ci manca qualcuno, però insomma in questo momento è così e quindi cerchiamo di sopperire con quello che abbiamo, che oltretutto secondo me hanno anche fatto bene. Ci è venuto anche a mancare a Cordino proprio qualche minuto prima di cominciare la partita, quindi insomma, sicuramente ci ha condizionato un po' mentalmente, poi Cavadini è stato molto bravo, ha fatto il suo bene, quindi ripeto, nel complesso sono abbastanza soddisfatto della prestazione e quindi niente, lavoriamo per crescere sicuramente per migliorare, che dobbiamo migliorare tanto. Forse i punti, considerando loro hanno preso un palo, voi avete avuto almeno 3 occasioni, no, per portarla a casa con Blanda, però insomma un po' di imprecisione, un po' di sfortuna, la palla non è entrata. Sì, forse nelle occasioni forse qualcosina in più abbiamo avuto noi, però ripeto, credo che nel complesso, nella partita, il risultato più giusto sia il pari. Guido, Borgo, tanti dicevano che era da primi 2 posti, i primi 3, cosa ne pensi? Poi chiudiamo. No, in questo momento non è da primissimi posti, è una squadra che per
blasone tradizioni, deve stare anche lei nella parte sinistra del televideo. Non vedo a oggi un Borgomanero pronto per un immediato ritorno in Serie D, però il campionato è lungo, credo che, come ha detto Rotolo, siamo un cantiere aperto, quindi il Borgomanero è un cantiere aperto. Se questo cantiere ci mette i falegnami, i muratori, gli elettricisti, gli idraulici giusti, può fare un buon condominio. Perfetto, io ringrazio come sempre Guido Ferraro, grazie Guido. Grazie a voi, alla prossima. Grazie Alessandro Elca. Grazie a voi. Adesso pubblicità, poi seconda parte Dilettanti è per dire, non vi annuncio gli ospiti, li vedrete tra poco. Seconda parte Dilettanti per dire, sono con noi il presidente del Piedimolera, Beniamino Tomola. Ciao Beniamino. Ciao, buonasera a tutti. E insieme a lui Fausto Sgro, dirigente del Vogogna. Ciao Fausto. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Cominciato bene per entrambi il campionato, Beniamino, sul campo di una squadra che l'anno scorso è stata grande protagonista, quest'anno forse ha obiettivi diversi, però una bella dimostrazione, un 2-0, tra l'altro due gol con nuovi arrivati, meglio di così era difficile. No, certo, forse oltre alle aspettative, però è solo l'inizio, quindi non è ancora presto giudicare, è ancora presto fare proclami, dobbiamo solo essere contenti per quello che abbiamo fatto, il risultato ampiamente meritato e soprattutto anche per la prestazione dei nostri ragazzi, i giovani, che hanno fatto bene, hanno contribuito a portare a casa un risultato molto importante per il morale, per inizio nuova stagione, che c'è a considerare che Piedimolera quest'anno è una squadra totalmente nuova. Abbiamo cambiato circa 15 giocatori su 18-20, quindi è difficile. Volevo chiederti questo, perché quanto è stato difficile anche fare mercato, no? Perché poi ci sono stati anche, correggimi se sbaglio, alcune trattative che sembravano essere andate in porta e poi invece all'atto della firma qualcuno si è rimangiato la parola. Quindi quanto è stato difficile fare il mercato quest'anno? Forse è stato l'anno più difficile? L'anno più difficile, l'anno peggiore, perché l'ultima settimana ci è successo un altro caso del genere, dove avevamo preso un accordo con un ragazzo che poi mi telefona e fa: no, presto cambiate idea tutto. Dico: ma scusa, cioè, non so, non c'è più una linea, anche nei stessi ragazzi, giocatori, parlo. Non c'è più rispetto dei patti, la parola non vale più. Ecco, forse la parola conta meno di qualche anno fa, perché io sono ancora il tipo un po' la moda vecchia, che stringo la mano a una persona e do una parola, per me quella è come se fosse un contratto firmato. Mi sto accorgendo che non è più così e quindi vedremo. È stato molto difficile. A essere troppo buoni, lo chiedo anche a Fausto, poi la risposta è Beniamino, nel mondo del calcio poi si rischia di essere fregati, tra virgolette? Ma sì, si rischia di essere fregati, però con la propria coscienza sai che hai fatto di tutto e il Beniamino penso che sia d'accordo con me, nel mondo del calcio se sei un signore poi alla fine paga. Sei d'accordo Beniamino? Sì, sono d'accordo, però tante volte devi mandare giù bocconi amari, devi sì. Far finta anche di niente. È un mondo che sta cambiando e non certamente in meglio, soprattutto d'estate, perché è tutto il contrario di tutto tante volte, è incredibile, sì, c'è da provare. C'è da provare e poi insomma, forse ci si prende un po' troppo tutti sul serio, si scimmiottano certi comportamenti, magari qualcuno ha visto qualche giocatore anche di Serie A che prima è in parola con la società, poi va da un'altra parte, quindi certi comportamenti, quelli che non dovrebbero essere emulati, invece vengono emulati. Ma non so dire, io so solo che quest'anno Piedimolera, per fare una squadra, ha dovuto, oltre ai ragazzi del posto, ha dovuto attingere, chiamiamola così, da tanti ragazzi di fuori zona, dove hanno dimostrato grossa serietà e tutto, però naturalmente, essendo molto più distanti di quelli in Ossola, dobbiamo sostenere i costi maggiori di rimborso spese. Purtroppo è così, ma va bene così, insomma. Certo. Fausto, invece voi a Vogogna, magari torniamo, perché nell'ultima puntata, una delle ultime puntate in cui eri stato qui, sì, dopo la sconfitta sul campo del Barcanova, avevi preannunciato la concreta possibilità di fare questa domanda di ripescaggio, no? Poi non è stata fatta per una serie di valutazioni. Allora ti chiedo, il gruppo è rimasto
Sì. Quasi lo stesso, il mister è rimasto. Cosa volete fare in questo campionato voi? No, quello, come l'anno scorso, salvarci il prima possibile. Dopo quello che viene in più è tutto di buono, ecco. Però la nostra prima, diciamo, il nostro obiettivo è quello della salvezza. Perché... Però tornando alla promozione, Beniamino, se vediamo anche la grafica con i primi risultati e la classifica, la sensazione è che lo Stresa è stato ripescato, non ci sia, forse la Romentinese lo è, una squadra che abbia qualcosina in più rispetto alle altre, c'è grande equilibrio. La sorpresa di giornata credo che sia la vittoria del Verbania 2-1 ad Alice Castello, una Alicese che comunque ha cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione, un po' come il Cossato, insomma. Alicese e Cossato, almeno sulla carta, non partono per arrivare ai playoff come invece facevano nel 2014-2015. Cioè è un campionato, ripeto, a parte la Romentinese, forse l'Accademia, però la si può giocare veramente con tutti. Ma sì, è un campionato livellato, molto livellato. Io non conosco le realtà del basso novarese, anche se qualcuno parla bene di Cavaglià. Romentinese, beh, lo sappiamo, l'hai nominato anche tu. E Cerano, ne prova anche. Anche il fatto che, insomma, Romentinese e Cavaglià come è finita. Certamente è un campionato che ha perso alcune regine, diamo Juventus, Domolo, Stresa stesso e tutto, però ha una squadra, secondo me, anche che non è mai stata considerata e tutto, che farà bene, è del Verbania, perché io l'ho incontrato in Coppa Italia, che si sono presentati in 11. Con una rosa limitatissima, 11 e basta, però se questi integrati con qualcun altro sono i ragazzi che hanno loro, ragazzi miei, e sono bravi, gente che può fare anche categorie superiori, che arriva anche da categorie superiori, e quindi dimostra anche il risultato, perché Alice e Castello non è mai facile vincere, anche se hanno cambiato squadra, però non è mai facile portare a casa il risultato lì. Beniamino, facciamo una cosa, andiamo a vederci la prima partita relativa alla vittoria in casa del Dormelletto 1-0 contro l'Accademia. Il Dormelletto vendica la sconfitta di 8 giorni fa in Coppa Italia con l'Accademia e batte i rossoblu per 1-0. Dopo un avvio di partita senza particolare emozione, al 23esimo un calcio di punizione di Valsesia trova Bini in area di rigore, l'attaccante manda la palla alta di un soffio di testa. Al 27esimo il gol che deciderà poi la partita, cross dalla sinistra per Poletti, errore della difesa rossoblu, tocco leggero dal numero 9 di casa e palla che si insacca nell'angolino. Al 29esimo la prima opportunità per pareggiare la partita, con Chedda sulla destra, mette in mezzo per Bini appostato sul primo palo, ottima girata, palla a lato di un soffio. Al 41esimo è Giroldi dal limite dopo uno scambio con Poletti a mandare a lato di un soffio. Al 44esimo cross di De Nicola per Cosentino, che riesce a dare potenza di testa al cross, palla che rimbalza a terra, ottimo intervento di Rota, davvero insuperabile quest'oggi, che sul rimbalzo sventa il pericolo. Nella ripresa, avvio davvero incredibile. Al 50esimo bella discesa di Bini per Cosentini, che di testa mette un pallone davvero all'incrocio dei pali, ottima la risposta di Rota in angolo. Dopo un minuto Valsesia mette in mezzo per Guidetti, che di testa mette sulla linea un pallone d'oro per Fernandez, a cui non riesce il tap-in vincente, infatti Mastroianni salva sulla linea e mette in angolo. Al terzo minuto azione insistita sulla sinistra di Vezzù in mezzo per Poletti, che manca il tap-in da due passi. Sempre Vezzù al sesto minuto sulla destra, serve un ottimo pallone per Poletti, il suo tiro viene bloccato in due tempi da Ramazzotti. Al 14esimo un vivacissimo Vezzù vince un rimpallo sulla destra e mette in mezzo un pallone per Balbale, che tutto solo non ci arriva sul secondo palo e l'azione sfuma. Al 23esimo inizia il finale dell'Accademia, Valsesia pesca Poletti in aria, bella diagonale, potente ma alto. Al 34esimo calcio d'angolo di Valsesia, nessuno tocca palla, sul secondo palo sventa tutto Giroldi con palla che era destinata in rete, poi batte e ribatte in aria, che non ha comunque portato a nulla. Al 37esimo azione di Valsesia per Poletti, che spizzica di testa, potente conclusione di Fornara, ottima ancora una volta la risposta di Rota, che si ripete sull'azione seguente, con Subini
servito da Poletti, però questa volta ancora una volta Rota mette in angolo. Al 42esimo straordinaria parata di Rota su un calcio di punizione di Bini, perfetto il suo intervento. Al 43esimo l'ultima occasione per i rossoblù, angolo di Fernandez per Cosentino che rimette in mezzo Bini in aria, tira alta da buona posizione. Il finale dunque rimane, il risultato rimane invariato, il Dormelletto batte per 1-0 l'Accademia. Dunque dalle immagini si è visto che l'Accademia ha creato molto bene il Dormelletto. Il ruolo dell'Accademia, Beniamino, secondo te quale può essere in questo campionato? Nel senso che è una squadra neopromossa, però una squadra neopromossa che mette Bonani in panchina, fa un mercato comunque importante, non può pensare alla semplice salvezza, no? No, assolutamente no, perché almeno noi siamo un pochettino distanti, però almeno voci che arrivano su da noi, poi basta anche vedere l'organico come è messo, e quindi sicuramente hanno anche dei giovani bravi, perché loro hanno sempre avuto una juniores molto brava. E poi hanno integrato la squadra rispetto a quella dell'anno scorso, che ha vinto già con Bonani in panchina. Sicuramente sono destinati a fare bene, anche vedendo le immagini, le occasioni che hanno creato ieri, insomma hanno potenziale. Sei contento della scelta di Tabozzi? Sì, contento, anche penso che sia anche l'uomo giusto per Piedimulera, perché fino adesso comunque ha sempre dimostrato un grosso attaccamento, anche uno spirito guerriero, però entro certi limiti, che me sta bene, senza mai sforare nella tanti atteggiamenti che possono essere antipatici, no. Cioè, è un uomo che secondo me può fare bene a Piedimulera tutto. Ha fatto una scommessa, secondo me è sceso di categoria, che è una sua scelta, e quindi insomma sicuramente anche lui vorrà far bene ed è molto motivato. Fausto? Su Tabozzi? Sì. Ma io, per quel che lo conosco, mi è sempre piaciuto come allenatore, un po' eclettico, però devo dire la verità, è uno che sa motivare, che ha un rapporto, anche se sembra un po' rude, no, perché lo si vede sui campi, continua a gridare, però nel modo giusto, come diceva prima Beniamino, in modo anche non educato, nel senso, però è un allenatore verace, a me piace. Può anche tenere testa al tuo vicepresidente? Sì, sì, sicuramente. Perché la scommessa era quella, no? Io gliel'ho detto a Davide quando aveva scelto il Piedimulera, occhio che l'Oscar, se perde due partite, poi si arrabbia. No, cioè, giusto, scherziamo. Cioè, con Oscar e con il signor Terzi, che sono i due vicepresidenti, cioè, non abbiamo le velleità di fare chissà cosa. Noi siamo consapevoli che non è facile, soprattutto all'inizio, avremo bisogno di tempo per inserire nuovi ragazzi, costruire una nuova squadra, perché adesso ci sono tanti buoni nomi. Qualcuno eccelle, però i nomi non fanno sempre squadra. La squadra deve essere amalgamata ed è scostruita nel tempo. Vedo che Tabozzi ci sta riuscendo, bisogna anche dargli tempo e accettare anche quando andrà male qualche partita. Prima con Elka c'era Guido Ferraro, ti ha chiesto, gli ha fatto vedere il foglio, quale risultato firmerebbe, no? E lui ha detto il quarto posto per la Juve Domo. Allora ti chiedo, il Piedimulera può pensare ai playoff, Beniamino? E lo chiedo anche a Fausto. Ma è una domanda dove in questo momento è difficile rispondere. Tutti abbiamo le ambizioni di fare bene, di arrivare anche ai playoff e tutto. E va bene, ci può stare. Però fondamentalmente per il movimento calcio Piedimulera, prima di tutto, ripeto, è mantenere la categoria, perché dà un senso a tutto. Gli investimenti che sono stati fatti da un'amministrazione comunale al campo sportivo, investimenti che abbiamo fatto noi come società sempre al campo sportivo, e poi gli investimenti che abbiamo fatto a livello di giovani. Noi fino a 3 anni fa, come sapete, non avevamo nessuno. Juniors, certo. Adesso abbiamo dei
primi calci, abbiamo una squadra di Pulcini, abbiamo gli esordienti, abbiamo una squadra di allievi, abbiamo una squadra di juniores. Quindi abbiamo fatto già tanto, quindi però per dare un senso a tutto il Piedimulo da calcio deve mantenere la categoria. Poi dopo certamente le ambizioni le abbiamo tutte, se riuscissimo a far bene siamo tutti contenti, però insomma il limite del calcio piedimulero è la promozione, non si può pensare di o sognare più in su, sarebbe un sogno che è solo un sogno e basta, dai. Fausto, poi ci sentiamo un'intervista di Dormeletto Calemia. Io penso che quello che aveva detto Beniamino sia sacrosanto, la prima cosa a pensare per una realtà come Piedimulera, e io ci vivo, ci abito da quando sono nato, è la cosa primaria ed essenziale. Poi questo campionato, secondo me, lo dicevamo prima, è abbastanza livellato, per cui io non porrei nessun limite, però la prima cosa è la ovviamente la salvezza. Le parole dei due allenatori dopo Dormeletto Accademia. Era importante partire bene, considerando che avevamo di fronte un avversario importante che io ho valutato prima dell'inizio della stagione tra le 4-5 squadre che, di alta classifica, perché secondo me hanno un reparto di mezzo, un reparto avanzato di grandissima qualità, per cui avevamo di fronte un avversario temibile. E venivamo da un precampionato di rodaggio dove c'è da ricordare che questa squadra è completamente nuova rispetto alla scorsa stagione, per cui abbiamo dovuto lavorare tanto, la Coppa ci è servita per maturare certe cose, e avendo di fronte un avversario di questo tipo non era importante partire bene, però i ragazzi sin da subito, sin dal primo giorno, questi ragazzi devo sottolineare che stanno dimostrando grande qualità, grande spirito, grande cuore, mi stanno seguendo, stanno lavorando bene e meritano questo successo che è attribuibile assolutamente solo a meriti loro. Può esservi servita magari la sconfitta di 8 giorni fa per prendere le misure magari al fronte d'attacco dell'Accademia? Bravo, sì, sicuramente la partita di settimana scorsa ci è servita tantissimo e abbiamo preparato la gara di oggi in funzione di quella, sapevamo che non dovevamo commettere errori, non li abbiamo commessi ed è venuta fuori una prestazione secondo me di valore, e alla fine credo che questa vittoria, ripeto, è meritata. È una sconfitta che forse con un po' più di lucidità sotto porta si poteva evitare, tantissime le occasioni soprattutto nel finale per recuperare la partita. Sì, le occasioni ci sono state e si poteva pareggiarla la partita, però credo che la prestazione sia stata non buona, primo tempo soprattutto veramente negativo. Sotto l'aspetto caratteriale, temperamentale, siamo stati decisamente inferiori a quello che serve in un campionato che sarà comunque agguerrito ed equilibrato. Dormeletto, a cui vanno i complimenti perché ha fatto una buona partita, ha sicuramente interpretato la gara con lo spirito e la giusta cattiveria agonistica che ci vuole in un campionato. Noi non l'abbiamo fatto per tutto il primo tempo e siamo finiti giustamente in svantaggio. Nel secondo ci abbiamo provato, siamo stati anche più efficaci nel nostro gioco, abbiamo sbagliato alcune occasioni importanti, abbiamo anche rischiato di subire gol in contropiede nel finale. E certo, il risultato è amaro, credo che sia una buona lezione per capire, per una squadra come la nostra che per molti affrontava per la prima volta questo campionato, per capire quali sono i climi, i toni con cui bisogna presentarsi domenicalmente, perché altrimenti non basta cercare di fare gioco, non basta avere le occasioni se non si ha anche lo spirito battagliero che serve in campionato. È una lezione importante, siamo all'inizio, le difficoltà sapevamo che c'erano e quindi non c'è da stupirsi di questo. Speriamo che sia una lezione salutare. Prima di andare a vedere il Fomarco, per sostituire Elka è arrivato Papa. Ti sta convincendo? Sì, devo dire che sono soddisfatto per quello che sta facendo Omar, perché si è integrato bene in un gruppo e si è posto davanti al carro in prima persona a tirarlo, soprattutto che con i ragazzi cerca di spronarli, è entrato proprio nel nostro contesto dove sta facendo bene e si sta già proprio legando a tutto un gruppo, sia di giocatori anche come a livello dirigenziale, molto partecipe in tutto. Fa piacere perché non è facile, tanti pensano Papa che sia
il fuori classe che riempie di Mulera fa il fa atteggiamenti da fuori classe o da fenomeno, assolutamente non è vero, un ragazzo modesto che sta facendo bene e soprattutto collabora tanto con l'allenatore e aiuta tanto a far crescere i giovani, che è quello noi il nostro obiettivo. Certo. Fomarco, grande rimonta, perde a 2-0, ha vinto 3-2 contro una delle favorite, come lo leggo, il servizio. Fantastico pomeriggio di calcio a Pieve Vergonte tra Fomarco e Oleggio, una partita che è finita 3-2 tra le mille emozioni. Partiamo con la cronaca, al 14esimo, grande palla di Bogani dietro la difesa, Mariano ci prova ma Cascione risponde presente. 3 minuti dopo Sacco di forza al limite si procura lo spazio e con un preciso mancino porta in vantaggio l'Oleggio. 8 minuti dopo 2-0 del Oleggio grazie a un'azione di Briola che fugge sulla sinistra e trova al centro dell'area tutto solo Minniti che da due passi non sbaglia per il raddoppio. Oleggese ci prova però il Fomarco a rientrare in partita al 31esimo minuto, azione sulla destra e di testa Mariano tenta di scuotere i suoi ma Cascione blocca con mani sicure. Orsi avanza e scaglia il tiro, nessun problema in tuffo per Cascione, 2 minuti più tardi. Al 36esimo conclusione di Briola da posizione centrale, pallone deviato e pericolo scampato per il Fomarco, che nel secondo tempo riesce subito a rendersi protagonista, anche se la prima azione d'attacco è degli ospiti, con Zanoni che se ne va sul filo del fuorigioco, ma è ben contratto, solo angolo per l'Oleggio dopo un minuto. Al terzo rigore per il Fomarco, guadagnato da Bogani per fallo di Sironi, dagli 11 metri, il neo entrato Margaroli riapre la partita. 2 minuti dopo Mariano dalla sinistra la mette raso terra in mezzo, buca Cascione, non Bogani per il pareggio del Fomarco. Al 21esimo ancora Bogani sgomita e la difende, poi scarica per Mariano che calcia alto. Al 38esimo Gualini chiude il triangolo con Mesiti, ma il Fomarco si salva in corner. Al 42esimo Rota verticalizza per Margaroli che non dà né forza né precisione per la prima di 3 occasioni consecutive. Altro contropiede biancoverde al 43esimo, sempre con Margaroli protagonista che però sparacchia largo. Al 47esimo nel secondo dei 3 minuti di recupero, alla terza opportunità consecutiva Margaroli non sbaglia e ribalta incredibilmente tutto con una palombella meravigliosa per il 3-2 definitivo del Fomarco sull'Oleggio a Pieve Vergonte in questo bellissimo pomeriggio di calcio. Una cosa la possiamo dire dalle immagini, Oleggio voleva vincere perché concedere 3 contropiedi del genere dal 40esimo secondo tempo al 45esimo, 2 magari Margarone sbaglia, la terza non perdona, Fausto. Sicuramente concedere quei contropiedi così a un giocatore come Margaroli, insomma, può essere la sorpresa. Può sbagliare, poi però la terza non la sbaglia. La seconda può essere la sorpresa del campionato, il Fomarco? C'è un outsider, una squadra che ma rompe più che le scatole? La sorpresa è una bella squadra, nel senso che non la chiamerei una sorpresa perché ha una rosa di tutto rispetto per il campionato di promozione. Beniamino? Sì, Fomarco è stato bravo a mantenere l'ossatura della scorsa stagione, che è già un'ossatura importante con Nino Rota, Margaroli, ha messo dentro Bogani davanti, c'è qualche giovane che aveva l'ha tenuto, quindi insomma ha fatto bene, soprattutto se poi davanti hai gente che segna sempre, insomma può fare bene. Senza ombra di dubbio, sentiamo le parole degli allenatori. Un primo tempo ottimo, poi nel secondo tempo blackout. Cos'è successo? Ma non è la prima volta che ci succede, quindi dovremmo lavorarci sopra, capire il perché e lavorarci sopra. Sì, in effetti dopo il primo tempo che abbiamo fatto non pensavo poi di vedere una ripresa fatta in questo modo. E soprattutto no, non mi aspettavo che la partita finisse con una sconfitta.
anche se loro al secondo tempo onestamente ci hanno pressato e ci hanno messo un po' in difficoltà. Sì, quello che è incredibile è che già era successo in Coppa Italia contro il Dormelletto, 2-0 avanti, 2-2, e poi in quel caso lì avevate vinto voi. Oggi invece Margaroli vi ha punito all'ultimo. Ovviamente in un momento in cui noi dovevamo soltanto stare tranquilli, fare finire la partita in pareggio, quindi stare schierati un pochino più bassi, con i centrocampisti che proteggevano la difesa, invece la nostra voglia probabilmente di vincere la partita ci ha portato ancora una volta a sbilanciarsi oltre misura e non riuscire a gestire il risultato, che a quel punto non poteva essere oltre che il pareggio. Guardando le cose positive, è funzionato soprattutto il terzetto là davanti, soprattutto nei primi 45 minuti, tante occasioni e soprattutto un ottimo gioco di squadra tra i tre lì davanti. Ma io direi che il primo tempo, quando si gioca così, è perché tutta la squadra riesce a stare vicina tra i reparti e quindi a recuperare velocemente la palla, e poi i tre davanti magari ne traggono beneficio. Questo però è stato un lavoro collettivo, che poi tra davanti magari finalizzano, perché essendo più vicino alla porta sembra che abbiano poi le situazioni migliori da sfruttare. Però non dimentichiamo che, ad esempio, il secondo gol è nato da un inserimento di Pagliotta, che è un centrocampista, quindi il discorso della squadra corta, compatta, che gioca unita, che muove velocemente la palla, al primo tempo ha funzionato e ha dato dei risultati. Il secondo tempo un po' meno, ha dato dei risultati contrari. Però niente, partiremo da questo presupposto, lavorando sulle cose positive, cercando di migliorare là dove abbiamo sbagliato. Non dobbiamo alla prima partita né fare processi né pensare che sia tutto complicato, anzi abbiamo visto che ce la possiamo giocare con tutti e andremo in campo per giocare le partite, chiaramente mettendoci un altro livello di attenzione quando la partita in quel momento lo richiede. Direi una buona gara, anche perché eravamo contro una formazione che è stata bene in campo per tutta la partita. Siamo andati un po' in difficoltà nel primo tempo, perché dopo che abbiamo subito il primo gol, secondo me un po' casuale, abbiamo commesso un'ingenuità e siamo andati sotto i 2-0, secondo me non meritando, anche se non stavamo facendo benissimo, però forse avevamo avuto le migliori occasioni noi fino a quel momento lì. Dopo sul 2-0 ci siamo seduti un attimo, effetto secondo me contraccolpo del secondo gol, e nel secondo tempo abbiamo ripreso a giocare, secondo me abbiamo portato a casa 3 punti che nell'arco di questo campionato saranno importanti, perché è un campionato che vedo molto equilibrato. Bogani, Margaroli, una grande coppia d'attacco per il Fomarco in questa stagione. Bogani e Margaroli sono, di solito si dice che c'è una ciliegina sulla torta, noi quest'anno ne abbiamo due. Credo che non è da dimenticare, però il resto, quello che c'è, che permette a questi giocatori di dare quel qualcosa in più alla squadra, è il carattere che ha dimostrato la squadra nel secondo tempo e anche la qualità, perché ci sono giocatori che magari si vedono un pochino di meno, non vanno sul tabellino dei marcatori, però fanno veramente tanta quantità in campo. Sono un disastro. Prima di passare alla prima categoria ti faccio questa domanda: perché Adolfo Fuzzi non siede sulla panchina del Pini Molera, a Beniamino? Ma perché come tutti gli allenatori, un anno possono allenare da una parte, un anno dall'altra. Dico che non è scoccata l'anno scorso la scintilla tra ma di sì voi. Molto probabilmente che questo, quindi, però niente di sono cose normali che ci sono nel calcio, quindi insomma ha fatto una scelta giusta andare in un'altra società vicina, quindi insomma penso che siamo tutti contenti. C'è da segnarlo quella partita, eh? Fomarco Pini Molera, già c'era una bella rivalità. Beh, mercoledì sera abbiamo già la Coppa Italia che giochiamo su a Domodossola, e quindi insomma certamente ma è bello che ci sia rivalità nel calcio, perché è quello che dà un po' di sale anche a tutto un movimento, perché sennò si appiattirebbe tutto. I paesi sono già piccolini, in Ossola sono già, non vedi in giro più nessuno, è bello che anche qualcuno crei qualcosa per far sì che ci sia anche una rivalità sportiva, sia ben chiaro, che però comunque coinvolge delle persone, coinvolge della gente che sennò domenica se ne starebbe magari a casa vedere la televisione. Certo. Quindi... Fausto? No, è giusto che ci sia rivalità tra società, soprattutto vicine, perché i derby sono sempre esistiti, ricordo Juve Domo, Virtus Villa di 20 anni fa, ed erano derby, però ecco, la rivalità deve essere anche, ci deve essere anche il rispetto, perché se inizia tra le società, perché se inizi, si inizia a farsi i dispetti così,
allora se poi si sposta fuori dal campo. Tu bravo. In prima categoria anche questo è un campionato che forse briga castellettese, poi a Rona subito dopo, Fausto? Sì, rispetto allo scorso anno che c'era l'Accademia Alfomarco, appunto, che avevamo fatto il vuoto, quest'anno non c'è una, secondo me, una squadra che possa schiacciare il campionato e andare via. Penso anch'io che Castellettese, Briga, ma la stessa Rona si siano anche rinforzate, sono quelle che hanno qualcosina in più. Le altre però... Anche l'Interfarmaci, che secondo me è il valore aggiunto, insomma, a me piace tantissimo, certo. Non l'ho mai negato, Marco Zanetti, che credo che sia forse l'allenatore tra i 5 allenatori più preparati, ma parto dall'eccellenza in giù. Prima parlavamo con Beniamino a microfoni spenti di Daniele Sala, che lui ha avuto l'anno scorso, e Beniamino ne elogiava la conoscenza del calcio, un altro che conosce il calcio come pochi, certo. Proprio Marco Zanetti dal punto di vista tecnico-tattico. Credo che la scelta dell'Interfarmaci di puntare su Zanetti dopo le dimissioni di Tonati sia stata una scelta molto molto appropriata. Senza dubbio, Marco, siamo anche amici, è un ottimo allenatore. Poi l'altro allenatore bravo ce l'hai tu, Fausto? Sì, devo dire che sono tutti allenatori che sanno motivare i giocatori, sanno fare gruppo, e questo vuol dire tanto, oltre a conoscere bene il calcio e fare l'allenatore. Andiamo a vedere questa vittoria già importante nella scontro al vertice, perché era la prima giornata ma era già una partita che profumava di primato per i valori in campo. Arona, Briga. Vince il Briga, il Corsaro ad Arona per 1-0, partita che è stata caratterizzata da due espulsioni tra i padroni di casa nei primi 15 minuti della ripresa, ma vediamo le azioni salienti. Al 17° minuto, prima testa, tocca quel tanto che basta per indirizzare la palla verso la rete, salva sulla linea Okai Fosu, è proprio la più grossa occasione del primo tempo per la squadra ospite. Al 19° c'è un tocco di Misueca che sfiora il palo alla sinistra di Amodei. Al 27° un colpo di testa, di prima testa ancora, parato da Falconelli. Al 30° Misueca ruba palla, tira da posizione molto defilata e neutralizza Amodei. Nel secondo tempo, al 4° viene espulso Davi per fallo da Tergo, un fallo che forse meritava anche solo il giallo, però il direttore di gara, il signor Perin di Biella, ha deciso così. Al 13° c'è un altro fallo da parte di Mattia Pelosi, che era già stato ammonito in precedenza, quindi doppio cartellino giallo equivale a cartellino rosso, entrambi Davi e Pelosi negli spogliatoi, e Darone in 9, 9 a correre al posto di 11. Al 36° c'è il gol che sblocca la partita e dà la vittoria agli ospiti, e di Massara la marcatura, c'è un batti ribatti, palla che arriva a Massara e gonfia la rete per l'1-0 finale. Quindi risultato finale: Briga batte Arona fuori casa 1-0. Cosa può dare un giocatore che voi conoscete benissimo come prima testa questa squadra, Beniamino e Fausto? Ma io prima testa l'ho avuto, e quando ce l'abbiamo avuto siamo saliti. È stato Fomarco, è salito, è stato a Fondo Toce, è salito, quindi insomma sono già tre precedenti che fanno una prova. È un ragazzo che comunque... Ci sono quei giocatori che... Sì. Cioè, come l'oro, no? Credo tocca tutto quello che toccava lo faceva diventare oro. C'è un handicap, che anche per lui l'età avanza e bisogna vedere la condizione fisica se lo regge. Se regge la condizione fisica, sempre un giocatore che in prima ti passa i 20 gol. È statistica questa, e i numeri difficili che si smentiscono, e quindi farà bene. Poi non è detto che fare 20 gol bastino per ottenere un risultato, cioè ci sono tante altre... Sì, anche perché, ripeto, ci sono tante squadre forti che possono dare fastidio al Briga, la Rona in primis, che si è resa solamente 11 contro 9 con due espulsioni, insomma, sì. Su quale qualche recriminazione potrebbe anche esserci. La Castellettese ha pareggiato a Cameri senza 8 giocatori, 6 squalificati e 2 infortunati dopo le vicende di Castellettese Bogogna dello scorso anno. Te le ricordi bene, sì, quelle vicende? Ricordo bene, sì, sì. Fausto, però insomma anche la Castellettese ha operato in maniera importante sul mercato. Hanno operato bene sia Briga che Castellettese, difatti lo dicevo prima che sono secondo me le due favorite per giocarsi. Come hai visto invece la Grano, ne ho promossa?
Ma la Grano, devo dire che primo tempo 3-0 3-0 per il Bogogna, per cui a centrocampo non avevano ancora i ritmi giusti, secondo me. No, secondo tempo, ovviamente sul 3-0 loro non avevano nulla da perdere, si sono buttati, mentre il Bogogna, ad esempio, si è rilassato fin troppo, rischiando anche di compromettere. Certo, avete segnato al 94esimo sul rigore. C'era rigore? Secondo me sì, c'era. Poi è stato, se lo avessero fischiato contro il 94esimo, però... No, guarda, io sono abbastanza obiettivo in quello. Se c'era, l'avrei detto, anche se era un rigore contro. Ok, aspetta che ti spingono dietro il naso, che mi è arrivato fino a qui, No, 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 no. Ti dai i baffetti, basta. Per quanto riguarda invece il Matteo Prima Testa, devo dire che non lo scopriamo, è un bomber di razza. Se ha la spalla giusta, poi, come dicevo Beniamino, i suoi 20 gol li fa sicuramente. Ecco. In carrozza. Le interviste di Arona arrivano. Per Fabio Bolzoni un esordio amaro, amaro soprattutto per quello che sono state le decisioni in campo. Due espulsioni nel giro di 9 minuti. L'arbitro ha applicato il regolamento per quello che mi riguarda, quindi non credo non ci sia niente da dire. La colpa è stata nostra, non dovevamo concedere quei falli, quindi l'arbitro che abbia operato per il meglio. Parto dalla fine, non dall'inizio. Quando vi siete trovati 9 contro 11 avete giocato meglio voi che il Briga, forse la stanchezza degli avversari? Ma quando sei così tanto in difficoltà come eravamo noi dal punto di vista numerico, butti, come si dice, il cuore oltre all'ostacolo. I ragazzi l'hanno fatto manifestando, credo, grandissima volontà di riacciuffare il risultato. Poi era obiettivamente molto difficile in doppia inferiorità numerica riuscire a realizzare almeno una rete. E i ragazzi hanno fatto quello che dovevano, peccato per le due espulsioni perché hanno condizionato molto la partita. Oggi è la prima partita ufficiale, le amichevoli contano e non contano, ha visto delle individualità in campo? Ma sì, io una nota di merito la farei al giovane Fortis 97 che è entrato nel secondo tempo e credo sia stato il migliore in campo. Anche se ha giocato solo una ventina di minuti? Sì, una ventina di minuti, ma ha fatto vedere qualità importanti. Forse questa, possiamo chiamarlo così, regalo dell'arbitro a voi non serviva, avreste vinto ugualmente? Sì, non sono contento, insomma, perché trovandoci in superiorità doppia non ne abbiamo approfittato, non abbiamo giocato bene. Però avete portato a casa i 3 punti, che è quel che conta nel calcio. Quello che conta, però bisogna cambiare immediatamente la situazione, perché così non va bene. Dovevamo approfittarne meglio, dovevamo essere più brillanti, eravamo sulle gambe. È vero che faceva un po' caldo, il campo non era per la quale, però anche per la Rona, alla quale devo fare i complimenti, che ha fatto una buona gara in doppia inferiorità numerica. Andate crescendo appunto la Rona nei minuti in cui era in 9 contro 11. È proprio così, quando non viene a mancare la testa, quando credi che la partita sia finita, due volte sulla seconda espulsione siamo calati in modo enorme e siamo stati fortunati con questa occasione di Massara che ci dà i 3 punti insperati, devo dire. Nella fase avanzata abbiamo visto una buona fisicità da parte di Valsesia con la sua esperienza maturata anche in Serie D. Sì, a livello personale ha fatto abbastanza bene, bisogna crescere a livello di squadra, a livello di gruppo, soprattutto quando c'è la superiorità. Far girare la palla è fondamentale, con velocità, con qualità. La qualità ce l'avevamo, non avevamo la velocità oggi. Speriamo di migliorare già subito nelle prossime partite. Dunque le parole dei due allenatori. Beniamino, guardiamo al futuro. Il futuro significa, abbiamo detto, Coppa Italia mercoledì e poi domenica Piedimolera contro il Ponderano, che sulla carta è una squadra alla portata del Piedimolera. C'è l'opportunità di fare bottino pieno dopo 2 giornate. Sì, c'è l'opportunità di far sì che manchino al primo obiettivo solo 30 punti. Ok, anche il naso di Beniamino rispedisco indietro adesso, non solo quello del Fausto. E quindi no, sono tutte partite che te le devi giocare, perché è un campionato caratterizzato da grande equilibrio. Molto probabilmente se noi riusciamo a crescere, perché noi dobbiamo crescere ancora parecchio sia a livello di gioco e di amalgama, per i motivi che abbiamo detto prima,
possiamo sicuramente fare bene. Quindi ci vuole un attimino di pazienza e di tempo ancora, non è scontato niente. Fausto, dove gioca il Bologna? Domenica prossima, sì. Contro l'Inter Farmaci. Oh, lo so. Che troviamo fatto apposta perché due volte in quattro giorni. Sì. Una sfida già interessante, Ma penso di sì, sono due buone squadre, per cui... Una delle due secondo me può essere... Non la so, voi non sareste più la sorpresa, però ti ripeto, l'Inter Farmaci può fare molto bene, voi avete confermato tante, quindi zitti zitti anche voi in zona playoff, ci potete arrivare, ci pensate ai playoff. Abbiamo preso anche dei giovani, allora, che sono bravini. E allora, ai playoff ci pensate come, dai? No, devo dirti, cioè ci pensiamo, se arrivano li facciamo, senza dubbio. Perfetto. Però il nostro obiettivo è la salvezza. Va bene. Te lo ripeto. Io ringrazio Fausto Sgò, grazie Fausto. Grazie a voi. Grazie a Beniamino Tomola. Grazie a voi, saluto tutti e alla prossima, dai. Ah, io mi sono dimenticato una cosa importante, non sì. Lo faccio mai di utilizzare gli schermi per fini personali, ma posso fare gli auguri a mio figlio che oggi compie il primo anno di vita, quindi ecco, facciamo gli auguri, tutto il primo da calcio si aggiunge. Ecco, grazie. Quindi perché poi tuo figlio è nato quando noi abbiamo fatto l'inaugurazione del nostro campo. Impianto l'anno Riccardo, scorso, quindi Riccardo. Si chiama, vedi? È il nome che mi dice qualcosa. Un evento che da ricordare nel tempo. Quindi un bacione a Ricky, un bacione anche a Piedimone per l'inaugurazione del campo. Dilettanti per dire, torna lunedì prossimo come sempre alle 20:35.